E vado in live allora. Tanto sono ancora non sono le 19. Buonasera, eccoci di nuovo qui in questo appuntamento. Diciamo che prima era settimanale, adesso è diventato un po' più saltuario per causa mia, perché sono stato poco bene di salute in questi giorni, ho dovuto subire un intervento, poi c'è stato un periodo di ripresa, ancora non mi sono ripreso al 100%, quindi sto anche, diciamo, avendo altri disturbi pure con gli altro genere, al di fuori dell'intervento, insomma, tutta una serie di cose che per ora mi hanno tenuto un po' giù e quindi non mi sono purtroppo dedicato a fare queste, diciamo, le dirette, essere costante, però adesso ci ritroviamo. Ho deciso comunque di farmi forza e riprendere un pochettino, insomma, magari a scambiare quattro chiacchiere con voi. Innanzitutto mi ripresento, mi chiamo, per chi non mi conoscesse già, mi chiamo Rosario e sono l'autore del blog Il Faro e il Gabbiano, un blog che parla di viaggi, fotografia, insomma, racconto un po' tutto ciò che mi ispira il cuore, diciamo, e le mie esperienze personali, insomma, che vivo giornalmente, insomma, dove cerco di esternare tutto quello che mi va, come se fosse il mio diario personale, ma che voglio condividerlo con voi. In linea con me c'è Linneo Stesla, il mio coautore del blog, nonché anche, diciamo, co-conduttore di queste live. Ciao a tutti. Oggi vorremmo parlare di fotografia. Marcello, tu cosa pensi sì, della fotografia in generale? Beh, io non sono un esperto come te di fotografia. Ah, nemmeno io sono un esperto, non mi sono mai definito tale, ci tengo a precisare, non sono un fotografo, nemmeno uno che scatta foto, uno a cui piace da fare, uno a cui piace fare le foto. Vabbè, mi ha sempre piaciuto, insomma, sono anche... Sono molto, uno molto visivo, mi piace tutto il mondo dell'immagine, ecco. L'immagine in generale, sì. Che Esatto, sia sì. pittura, magari che sia disegno, ma soprattutto fotografia. La grafica, La sì, grafica, tipo sì. Esatto, cinema, assolutamente, sì. anche a me piace molto questo genere di cose. Diciamo che la mia passione è nata da piccolo, devo dire, però non ho avuto mai modo di svilupparla in maniera seria. Sarà per tutta una serie di eventi che si sono susseguiti e sarà pure perché posto in cui vivo magari da questo punto di vista non offriva granché, però mi ricordo che sin da piccolo ho avuto sempre la passione della foto. Mi ricordo che all'età di circa 7-8 anni ho avuto regalato una prima macchina analogica, ovviamente non ricordo il nome, non della marca, cioè credo che sia una Fuji o un Olympus, non ho più memoria al riguardo. E ciò. Però ricordo che era una bella macchina, anche perché era una, ricordo che aveva questo obiettivo, non era intercambiabile, quindi non era una reflex, però aveva questo obiettivo, il tappo frontale, e dalla forma ricordava un po' una reflex, e ricordo che aveva delle ghiere che sicuramente servivano un po' per la messa a fuoco e credo anche per gestire, forse non ne sarei sicuro, la distanza focale, quindi magari aveva un range, diciamo, una sorta di zoom integrato. E poi aveva i vari, una ghiera che era per la regolazione dei tempi di scatto e un'altra per la regolazione degli ISO, quindi ASA, che nota, non è come adesso che si regolano automaticamente, diciamo in maniera digitale, e possiamo regolare gli ISO, ma in base alla pellicola che tu compravi, insomma, che si comprava. Se era da 100, da 200, 400, insomma, e così via dicendo, uno doveva impostarlo poi nella macchina fotografica. Si potevano fare anche dei giochetti di mettere sempre, diciamo, con un rullino da 400 ASA e fare delle foto con un ISO più basso, comunque, o viceversa più alto. Non so, non ricordo bene come si chiama questa tecnica, però c'era chi lo faceva. Per ottenere risultati un pochettino creativi e forzare anche un pochettino la pellicola, qualora le condizioni di luce non erano ottimali. Perché ricordiamoci, oggi con l'avvento del digitale,
tutto è reso molto più facile, ma immaginate un po' un fotografo di ieri, una volta che mettevo un rullino adesso da 36 pose, al di là del fatto che prima di scattare ci doveva pensare tanto, perché lo sviluppo di una foto ovviamente aveva un costo, e poi e se sbagliavi non avevi possibilità di correggere, quindi cancellare, rifare la foto, insomma, cioè, la potevi rifare, ma a tuo discapito. E giustamente i risultati li vedevi a posteriori. E poi, una volta che tu avevi magari una fotografia da 200 ASA o 400 ASA, perché magari avevi intenzione di fare delle foto notturne, e magari ti ritrovavi a dover fotografare di giorno, la cosa diventava un po' complicata, quindi spesso si doveva avere più di un corpo macchina con più rullini, insomma è un poco più difficile essere un fotografo. E soprattutto poi per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo, proprio l'altro giorno su questo libro, il manuale che ho comprato tempo fa, me l'ha consigliato una discente di un corso base che abbiamo fatto assieme, ti ricordi, presso Media Lab? Sì, mi ricordo, bel corso. Questo ce l'ha consigliato Giovanna Vacirca, l'insegnante. Qui tra insomma, Come si chiama? Chi è l'autore? l'autore si chiama Linda Perina. No, il libro ce l'ha consigliato Giovanna Vacirca di acquistarlo all'epoca. Insomma, qua parla di fotografia, di come iniziare, però diciamo principalmente parla di fotografia analogica. Scusate un attimo, qui cadesse il libro. E che va appunto dalle prime nozioni storiche, quindi da quando è iniziata, insomma, la fotografia, come è iniziata, chi è stato il suo, diciamo, inventore, e fino a, diciamo, ai giorni nostri. Poi c'è un piccolo capitolo dedicato alla fotografia digitale. E uno degli ultimi capitoli, prima di passare appunto al digitale, è quello della camera oscura, quindi come avviene lo sviluppo e l'ingrandimento di una foto. Guarda, mi sono rabbrividito, cioè pensare il lavoraggio che c'era da fare, che per carità bellissimo, molto romantico, anche per certi versi Accappascinante, sì. affascinante, però quanto tempo ti richiedeva stampare le foto. E tra l'altro, se si sbagliava, cioè sbagliava a sviluppare un negativo, quello era perso. Mentre qui con il digitale adesso sbagli a diciamo un'impostazione, una regolazione, puoi tornare indietro, soprattutto con i file RAW, il negativo non era così. A me vengono in mente tutti quei film, diciamo, quei thriller, dove c'è sempre tipo il fotografo che scatta, che ne so, Delle tipo foto. delle foto particolari su un omicidio, cosa misterioso, e sente lui che la camera oscura la sviluppa e spunta che sono la foto del killer. Esatto, quelli vecchi Anche nel polizieschi, cinema horror c'è stato anche dei qua. videogiochi ci sono. Sempre ho giocato un'avventura grafica che si chiama Still Life, e appunto lì facevano le foto, poi le sviluppavano. C'era questa sala, diciamo, di questa camera oscura con tutte le vasche, quasi un po' anche inquietante per certi versi. Anche, ah, c'è quella famosa scena del film, come si chiama? La finestra è di fronte, quella di No, Hitchcock. no, no, è un film horror, è quello lì, quello tipo l'Anticristo, come si chiama questo film? Non Tipo, c'ho come dire, ma c'era un bambino che in realtà, che era l'Anticristo dell'Apocalisse, Damian, No, come cazzo si non lo chiama? Ah, ricordo. The Omen, il presagio, ecco. E c'è quello che scatta le fotografie, tipo la famiglia, poi le sviluppa e si sente una linea tipo sotto la testa, sul collo, tipo come se fosse tipo una linea sotto il collo, tipo capito? La testa tagliata, Sì. ecco. C'era questa inquietudine nello sviluppo della foto, No, ma poi capito? guarda, per quanto riguarda le foto, queste diciamo stampate su carta, queste derivanti dalle fotocamere analogiche, si è visto tutto di più. Quando qualora magari si facevano delle foto, se c'era poi una foto di gruppo, di famiglia, quando un personaggio poi non piaceva più per motivi vari, non stava più bene in quella foto, ho visto fare dei ritagli, cioè cose assurde, però per eliminare quella persona, Sì. scarabocchi, cioè
Sì. Quindi, oggi, bene o male, con Photoshop, insomma, con i programmi comunque di grafica in generale, di fotografia in generale, c'è dato Photoshop perché è più comune, anche se non lo utilizzo. Però si possono fare dei crop, cancellare in maniera, insomma, diversa, e far sparire elementi di disturbo. Una volta invece si ritagliava. Perché il fotoritocco, cioè in realtà il concetto di... Allora, io non sono esperto, quindi potrei Nasceva inaprirmi io, già in però il passato, sì, il fotoritocco, cioè, fotomontaggio. esisteva da prima di Sì, è Photoshop. normale, però c'è chi lo faceva in maniera professionale. Cioè, però era un lavoro tipo manuale, Manuale, ecco. sì, molto difficile e professionale, ma c'è chi lo faceva così artigianalmente, o scarabocchiando, ritagliando come veniva prima, con le forbici da sarta, tac, 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 con la taglierina, proprio se voleva dare un taglio proprio più preciso, però venivano Esatto. fuori degli scempi. Esatto. Quindi, da questo punto di vista, ben venga Si è perso il digitale. qualcosa, ma è normale, quando c'è tipo una nuova tecnologia si perde sempre qualcosa. Si perde qualcosa, se Però ne se la acquisiscono tecnologia altre. è utile e ha successo, cioè non si torna più indietro. Sì, è normale. Allora, io dico sempre, la foto analogica ha una cosa in più rispetto alla fotografia digitale, qualcosa che la fotografia digitale non potrà mai avere. Il fatto che ti può rendere unica, ti poteva rendere unica una foto. Nel senso, sì, tu stampavi la tua foto, scattavi la foto, la stampavi, avevi quella originale. Ed era quella, poi potevi fare duplicati, ma l'originale era unico, cioè un pezzo unico, non lo potevi più eguagliare, ecco. Mentre col digitale, anche se tu scatti il RAW, quindi con il negativo, però puoi stampare in serie quanto vuoi, quindi questa stessa foto la possono avere in tanti, in ugual modo. Con l'analogico era un po' come il dipinto, no? Cioè chi dipinge il quadro e poi fa le stampe. L'originale è uno, le stampe sono un'altra cosa, lì è uguale. Perché mi ricordo a volte ho fatto, diciamo, puoi stampare nuovamente dei negativi perché stai facendo le gite scolastiche, e ci Sì. facciamo le foto, allora io ti facevo puoi stampare quello che ho fatto io, tu viceversa, insomma, e vedevo che raffrontando, cioè confrontando l'originale con la stampa successiva perdeva, non era precisa a quello originale. Quindi questo, una foto analogica ti renderà unica, diciamo, per sempre quella foto. Ho capito, certo. Insomma, e iniziato con questa macchina, minimo fuori delle foto, nemmeno io so, perché non avevo nessuna cognizione di fotografia. Vedevo miei zii che l'avevano, qualche amico di mio padre che l'avevo, e allora da bambino io dicevo sempre, macchina fotografica, macchina fotografica. E mio padre mi ha accontentato. Andavo all'elementare, scattavo come minimo prima, a volte combinavo pure degli inchiostri, non sapendo, cioè nel senso che aprivo lo sportellino del nastro del film senza riavvolgerlo, giustamente succedeva, bruciavo tutta la pellicola e quindi andavano verso le foto. E, ripeto, non avevo nessuna cognizione. Una volta stappavo, primo scatto forse l'ho fatto con il tappo in questo obiettivo, non avevo proprio minimamente idea di quello che si facesse. Per me fotografare significava inquadrare e mancare l'otturatore, il tasto dell'otturatore, stop. Poi man mano insomma, ho preso un po' più di coscienza e ho avuto anche diverse macchine fotografiche in passato che mi hanno, diciamo così, analogiche, che ho avuto io. Mi ricordo c'era una macchina che usciva, che ho assemblato in serie con Topolino, uscendo, diciamo, con Topolino. Era Ah, mi un'immagine, ricordo. sì, è fatta tra l'altro in materiale biologico con plastica derivata dal mais. Poi ne sono Sì, uscite ho altre usato pure versioni. io sto Ce qua, ma non l'avevi sono riuscito a pure? montarla. Io sì, Mi forse ci ho ricordo. fatto qualche foto. Poi ho avuto un'altra, cioè due macchinette uscivano con la rivista Garfield. E non so, diciamo che praticamente. Scusate, forse c'è un problema. Si vede il mio volto qui, la mia cam. Adesso vedo un Il logo. logo, ok, quindi dovrei metterlo. Quindi queste erano delle macchine fotografiche in miniatura, proprio delle pocket camera, chiamiamole. Avevano forse dimensioni quasi poco più di un pollice, piccoline, erano molto piccole e strette, bassine, ne avevo un paio, credo di aver scattato anche delle foto con queste. Poi una fotocamera, diciamo analogica, uscita sempre su una rivista, io sai quando acquistavi delle cose in abbonamento ti mandavano una fotocamera in regalo, e quella l'ho usata per lungo tempo, la portavo anche al lago, andando a pesca, insomma. E poi se non ultima, la mia ultima fotocamera analogica,
è ancora qui, adesso ve la mostro. E questa è quella un pochettino un po' più seria, a parte la prima che ho avuto, che secondo me era anche una signora macchina, che io non avendo idea di quel ciò che avevo in mano, magari non apprezzavo il valore. E questa, insomma, è la macchina, una Yashica compatta, 35 mm, non zoomabile, però si possono regolare qua, si vede nei vari ISO in base poi la pellicola che si va a mettere, si apre l'obiettivo, si può decidere se attivare o meno il flash, insomma. E giustamente non c'è nessun'altra funzione, però era elettronica, quindi funzionava a batterie, e il tasto d'avvolgimento avveniva elettronicamente e non si combinavano quindi casini da questo punto di vista, perché c'era anche il contascatti, che non so se la camera riesce a mettere a fuoco, quindi potevi vedere anche quante foto ti rimanevano. Insomma, diciamo, è stata per me un'evoluzione questa Yashica Patio Lens Focus Free Kyocera. E poi, diciamo, in seguito approdare al digitale, ecco. C'è stato come è avvenuto l'approccio così del digitale? Casualmente vedevo in TV, c'erano queste fotocamere, sai, questi tipo della Barbie, io facevo le foto, la fotografia digitale, ma cavolo, questo funzionamento come avviene? E una volta in pizzeria con degli amici, anzi eravamo pure tentati, si parlava di fotografia, dice: certo, queste fotocamere della Barbie, comunque sia, giocattolo, ti danno la possibilità di vedere le foto, di cancellarle, quasi quasi la compro, chi se ne frega, di sta cosa a rosella. Poi e non è andata così, fortunatamente. Non ho mai comprato la fotocamera della Barbie. Alcune pubblicità facevano vedere già le prime Sony, comunque compatte, digitali. Se non che una volta ero andato a Roma e con una mia amica, diciamo, che ho conosciuto, mi ha fatto vedere questa macchina che ora vi mostro. Una fotocamera della Mastech, la G-Smart 350. Però io ora, prima di passare a questo, volevo lanciarvi la sigla. Che ne dice Marcello? I nostri ascoltatori Lanciamo. magari si stanno collegando adesso, così facciamo conoscere un pochettino anche il nostro brand, il Faro il Gabbiano. Sigla! Dicevamo, la prima fotocamera che io ho avuto digitale, che ho visto a questa mia amica, diciamo, sono rimasto quasi pure impressionato, perché wow, che gioiello di tecnologia per chi veniva come me dall'analogico. Ed Sì. eccola qua, una fotocamera dalla risoluzione massima da 640x480, credo, o forse meno, ma forse 640x480. Con un flash, funzionava ovviamente a batterie, e come scheda di memoria utilizzava le vecchie compact flash. Ne avevo preso all'epoca una da 64 megabyte. Immagino un po' per l'epoca, una dimensione. Parliamo dell'anno 2001. Quindi aveva la possibilità di rivedere le foto e di cancellarle, insomma, poi c'era un software incluso nella confezione. Quindi, insomma, mi ricordo che è costata parecchio per l'epoca, 300.000 lire, 300-350.000 lire. Mi è durata, Per sì, mi è durata sì e no, un paio d'anni, non so come, cosa sia successo. Un giorno vado per accenderla e vedo uscire fumo dai contatti. incredibile. Sicuramente si sta andando in corto qualcosa, insomma, la macchina non ha più in garanzia, ho cercato di farla riparare, nessuno che riparasse queste schede, insomma, queste fotocamere, quindi l'ho dovuta buttare. E pazienza, mi è rimasta tra l'altro questa pena, perché comunque, sai, la prima macchina, tra l'altro, quando l'ho data anche a qualcuno per vedere se poteva riparare, questa macchina poi non me l'ha fatto più avere indietro, perché a me sarebbe piaciuto quantomeno averla in collezione, diciamo, un archivio storico di ciò che ho avuto. Poi, ecco qua, vi faccio vedere un esempio di immagine che si poteva scattare con questa fotocamera.
fotocamera. Ecco, questo sono io. Giovane, quando avevo i capelli, No, sì, no. non ci credo, avevi i I capelli. capelli, sì, anch'io ho avuto i capelli, dai. Questa è una Incredibile. foto No, fatta perché da quando ti conosco tu non, dalla cioè, ti ho mano. conosciuto calvo. Eh sì, perché comunque da molto che non ho più i capelli. Questa foto l'ho avuto circa 21-22 anni e considero è stata fatta in un interno, quindi con la luce artificiale. Tutto sommato per l'epoca non era male. Tra l'altro, questa macchina mi si è rotta proprio in un giorno in cui a me proprio serviva, che facevo un corso, all'epoca facevo il corso di torrettista, dovevamo fare una uscita in un parco. E io mi volevo portare questa macchina, insomma, per scattare foto, sai, fare quello che il tecnologico dell'epoca, sai, il nerd, il geek, insomma, chiamate come volete, quindi fare il figo con questa fotocamera. E quella volta mi si è rotto, non sai la disperazione che ho avuto. È stato quel giorno in cui, tra l'altro, l'Italia pure è stata eliminata dalla Corea, quindi giornata più. C'era il Ah, bellissimo. mondiale del 2002, quindi. La ricordo. Sì, giornata peggiore di questa non poteva esserci. Insomma, ho passato un po' di tempo e volevo acquistarne, comunque mi ero raccolto un po' di soldi per acquistare un'altra fotocamera. Questa mia sempre Mastic, perché non so, non esistevano altre marche, oppure forse gli altri brand comunque erano un po' più care, parlando di Canon, Nikon, diciamo non c'erano le fasce ancora entry level, quindi anche una semplice compatta costava un pochettino. Allora volevo prendere un'altra Mastic, se non che il negoziante mi ha proposto questo gioiello di tecnologia. Signore e signori, preparatevi. Sempre la Mastic Agismart Mini 2, piccola quanto una carta di credito. Grandissimo, wow, mi sentivo una sorta di James Bond. Prezzo 80 euro. Rispetto a quello che costava 300.000 lire, 100-150.000 lire, questo è bellissimo. Vedo questa sorta di, diciamo, obiettivo, questo zoom ti dà la possibilità di fare foto ravvicinate, qui macro o foto, diciamo, in lontananza. Contentissimo, lo compro, tutto contento. Arrivo a casa, la spacchetto, batteria integrata, quindi non c'era bisogno di mettere batterie esterne, quindi batteria a ioni di lidio. Con mio sommo dispiacere mi accorgo, uno, non aveva il flash, quindi fotografie in interna, quindi pressoché Senza una flash. boiata, sì. Due, avevo un piccolo display LCD che ti permetteva di contare le foto, di cancellare e poi insomma registrare i video. Non solo, dovevo stare attento perché quando si scaricava la batteria, se non avevo scaricato le foto, perdevo tutto, perché la memoria era legata alla batteria. Un incubo. Non l'avessi mai fatto, mi sono fatto convincere ad acquistare questa cosa. Lo sai per cosa? Soprattutto per le dimensioni, perché mi aveva detto che aveva 2 megapixel. All'epoca era una risoluzione non indifferente. Ciao Sasbi, benvenuta. Saluto tutti. Ciao Turmine Yellow, scusa se non ho visto prima il tuo messaggio. Quindi, insomma, ho visto questa delusione massima. Cioè, facevo delle belle foto in esterno, per carità, venivano bene, però questo fatto di non avere flash era molto limitante e la possibilità di non poterle rivedere. E poi avevo un sistema per scaricare le foto che era un po' antipatico, perché dovevi farlo tramite software proprietario. Che soprattutto inizialmente con le prime versioni di Windows XP dava qualche problema. Stranamente con una distribuzione Linux, all'epoca c'era il vecchio Mandrake, riuscivo invece a scaricarlo come se fosse una memoria di massa, però mi ricordo ho avuto qualche, mi ha dato un po' di problemi. Si poteva utilizzare come webcam, ecco, questo era un fattore che a me, diciamo, avvantaggiato, perché comunque funzionava anche discretamente come webcam, però ripeto, aveva questa grossa limitazione di non poter vedere le foto fatte inizialmente e il flash, soprattutto che se non mi sbrigavo a scaricare le foto le perdevo prima che si consumasse la batteria, e quindi insomma c'ero rimasto un po' male, non avevo possibilità nemmeno di espandere la memoria e pazienza.
volevo infatti tornare indietro dal negoziante, insomma, tirargliela in testa, però pazienza che devo fare, ma questo è stato fatto, non penso che avrebbe fatto il resto. Comunque, con questa ci sono andato avanti per diverso tempo. Si caricava tramite una porta USB, un micro USB. Diciamo, per l'epoca era una bella cosa, ora farebbe semplicemente ridere. La macchina, la già citata fotocamera di Barbie, forse era più avanti, per certi versi. Per poi passare alla mia prima macchina fotografica digitale, sempre compatta, un po' più seria. Qui che ve la presento, ecco, questa è una foto fatta con questa macchina. Aveva la tonalità tendente al rosella, però poi si poteva correggere, diciamo, sempre in fase di post-produzione. Ecco qua, parliamo ora di una Kodak Seeshare presa di seconda mano tramite un mio amico che se l'è voluto levare perché a quanto pare fu un regalo della sua ex, non so, non diceva. E non la voleva più, ho detto vabbè, la prendo io, avevamo delle cifre di 50 euro, una macchina da 2 megapixel, che insomma da questa qua, cioè, comunque dava dei risultati maggiori con il flash, possibilità di vedere le foto, come scheda di memoria supportava l'SD o l'MMC. Potevi avere la possibilità di fare dei filmati, se 40x480 formato MOV, insomma, parliamo già di una cosa un pochettino più seria. È stata mia compagna di gite, avventure, è stata portata ovunque, l'ho usata fino a non molto tempo fa, per poi alla fine regalargliela a mia sorella, che comunque di cui ho chiesto di recente informazioni, fa sì, ce l'ho, però ormai non la utilizziamo più e ci credo. 2 megapixel ormai sono niente, era alimentata a batterie quindi aveva anche un costo, e poi ormai con l'avvento dei telefonini, gli smartphone e tutti bene o male abbiamo, riusciamo a fare delle foto di gran lunga superiore a una compatta del genere. Infatti di recente mi sono informato così sul mercato delle compatte, ci sono compatte che sono di altissimo livello, costano anche sui 1000 euro. Però le compattine, queste punta e clicca come intendiamo noi, i brand più famosi ancora le fanno, però hanno dei prezzi che vanno oltre i 100 euro. Se cerchiamo i modelli che più o meno stanno sulla fascia entro le 100 euro, come è successo a metà degli anni 2000, si iniziavano a trovare le prime Olympus, le prime Yashica, Nikon, Colpix, Canon EXOS, sulle 70-80 euro. Queste ormai vengono prodotte solamente da aziende sconosciute, probabilmente cinesi. E quindi, perché ormai, diciamo, i grandi brand non puntano più su questo mercato, perché ormai sono stati surclassati dai vari smartphone. Ormai chiunque vuole fare punta e clicca, insomma, con uno smartphone ci riesce benissimo, fanno dei buoni video. E quindi comunque, già, vedi, come potete vedere, qui abbiamo un'immagine scattata con questa macchina, tutt'altra roba rispetto a quelle che prima vi ho presentato. Qui siamo alla tonnara di Cofano, un tempo fa me ne ho parlato. Se non che poi nel lontano 2007 mi sono approcciato diciamo al mondo delle reflex, quindi la mia prima fotocamera digitale che utilizzo tuttora. Ecco qua, ve la presento. Vedete? Il mio Bella. primo corpo macchina reflex, la Canon EOS 300, ancora in uso. Ho dovuto fare una piccola riparazione, piccola tra virgolette, perché purtroppo, siccome i supporti di memoria sono sempre le compatte flash, una compatte flash magari che vecchia compatte flash che avevo mi è andato a danneggiare il pin all'interno, mandando in corto anche diciamo, il circuito di alimentazione, quindi ho dovuto fare riparare. Ci tengo perché comunque nonostante i suoi 6,3 megapixel è una macchina di tutto rispetto, perché comunque ciò che fa la differenza non è tanto il numero di megapixel ma il sensore, le lenti che ci vanno a montare. Non ha ovviamente la possibilità di fare video, non ha il live view come le più recenti reflex, perché parliamo, questa è stata la prima macchina reflex di fascia amatoriale, praticamente la sorella minore della Canon D10, che parliamo già di una fascia semi pro. È un modello del 2003, io l'ho preso nel 2007, quindi già obsoleto all'epoca, però costava una cifra per me abbordabile,
con il lavoro che facevo, quindi mi dava comunque la possibilità di avere una reflex. Successivamente ho montato questo battery grip, che praticamente permette, oltre di avere due slot batteria, quindi più autonomia, anche di facilitare lo scatto verticale, perché come vedete c'è l'otturatore, paghiera per i tempi di scatto, il pulsantino per regolare l'apertura del diaframma, insomma tutta una serie di funzioni che posso avere, come ho qui sull'impugnatura principale, ce l'ho anche qui. E quindi è ottimo anche fare le foto in oltre che in orizzontale, in verticale. Il kit c'era il cosiddetto barilotto, il primo modello, diciamo, di obiettivo zoom 18-55. Poi ci sono state varie evoluzioni. Questo è il primo modello. Comunque, dico, lo chiamano barilotto, che insomma è un cartolino, però riesce a fare anche delle buone foto. Ha un'apertura minima da 3,5 fino a arrivare a un massimo pare 5,6, cioè a 18 mm lo posso aprire fino a 3,5 il diaframma, fino a 4, sì, mi pare a 5,3 credo, alla massima focale, quindi 55 mm, dotato ovviamente di autofocus. È specifico solamente per macchine APS-C, quindi perché è un IFS, quindi non può essere montato su una fotocamera reflex di tipo full frame. Per intenderci, le full frame sono quelle macchine che hanno il sensore pari al 35 mm, quindi 24x36 formato Leica. Questo ha invece un sensore, si chiama APS-C, cioè più piccolino, quindi dobbiamo calcolare un fattore di moltiplicazione di 1,6, equivale circa al 18 al 24 70 circa di una fotocamera full frame. Quindi l'immagine rispetto a quella che è una full frame è come se fosse croppata. Ovviamente una full frame la definizione è maggiore, però hanno, diciamo, dei costi nettamente superiori. Poi, oltre queste camere, poi diciamo questa reflex, sono passato, qui non ho un'immagine portata in mano, ad una Canon, ce l'ho tuttora, funziona, ringraziando a Dio, spero che continuerà a farla ancora per lungo, anche perché la Canon in questa serie ha interrotto la produzione alla terza generazione, e la Canon PowerShot D10, la prima di questa serie. Ora hanno fatto la D10, la D20 e la D30, ovvero una fotocamera che ha la particolarità di essere antiurto e subacquea, quindi ottima per portarla a mare, fare immersione fino a 10 metri, questa, e la possibilità di fare video, aveva il riconoscimento del volto, lo stabilizzatore immagine, e insomma una signora macchina, costata anche un bel po' per essere una compattina, però diciamo li ha valsi tutti. Utilizza come sistema di archiviazione una memoria di tipo SD e quindi processore di GP4, quindi un processore abbastanza voluto di Canon, e questo posso arrivare fino a profondità di 10 metri, che non è poco. Purtroppo le macchine di questo genere ho notato che non ne fanno più, se non che sempre di brand cinesi che si sono ispirati tra l'altro a un progetto fallito della Polaroid. A quanto pare non hanno preso ispirazione da questo modello, l'hanno ricopiato paro paro, hanno sostituito il sistema di alimentazione anziché batterie stilo con batterie a litio, e sono delle fotocamere che ti garantiscono una impermeabilità fino a 3 metri per un'ora massimo, hanno un doppio display per farsi anche, quindi un display frontale oltre a quello posteriore per farsi flash. Ne ho visto qualcuna su Amazon, costano sulle 80 euro, ma sono dei giocattoli. La Canon ha fatto diciamo di questa serie PowerShot serie D, anche la D20 e la D30, e si sono fermati purtroppo. Erano delle ottime macchine, arrivavano a una profondità di 45 metri, dotata mi pare anche la terza, quindi la D30 sicuro, la seconda non saprei, non ricordo, di GPS, quindi di geolocalizzazione dell'immagine, sempre il processo di G4, e possibilità di registrare video in Full HD 1080. A differenza di questa che fa registra 640x480 formato MOV.
E comunque, ripeto, è un'ottima macchina per chi vuole fare snorkeling ancora, questa, piccole immersioni, o anche portarsela sulla neve, oppure quando piove, giri in barca, per non avere la paura di, diciamo, di rovinare, diciamo, la fotocamera o coprirle con delle cover, queste, diciamo, in plastica, che comunque poi danno rifrazione, diciamo, all'immagine. Questa era un'ottima soluzione e lo è tuttora, fin quando ce lo spero sempre. E poi successivamente ho regalato a Susanna una Yashica sempre compatta con uno zoom ottico 3x. Questa macchina purtroppo improvvisamente, essendo sempre una piccola compattina, ha smesso di funzionare, l'ho portata a riparare, la speranza che mi torni indietro, e sostituendola, perché ci terrei a aggiustarla in quanto e faceva comunque delle ottime fotografie. Premesso, lo so, qualcuno che mi starà seguendo a quest'ora mi starà dicendo: non è la fotocamera che fa ottime fotografie, è il fotografo. Lo so, dipende, questo infatti è ciò che, non, che un fotografo non vorrà mai sentirsi dire. Diciamo che aveva una buona resa, ecco. Quindi mi correggo in questo, in quanto detto. Tra l'altro parliamo di una risoluzione di 7,1 megapixel, quindi già una risoluzione medio-alta per quelli che erano la metà degli anni, no, fine anni 2000, parliamo 2009, sì. Ma tuttora farebbe la sua figura, senza ombra di dubbio, e non avrebbe nulla da invitare ad altri. Niente, poi successivamente, insomma, ho cominciato ad allargare anche il parco ottiche della Reflex. Prendere un modello successivo anche di Reflex che ho regalato a Susanna, quest'anno e ho 80D, la speranza che lei cominci a studiare e non utilizzare semplicemente come una macchina punta e clicca, ma cominci a utilizzarla con cognizione di causa, come dovrei fare io, attenzione, io non ho la presunzione di dire sono fotografo, l'ho fatto prima questa premessa. Dovrei migliorare. Mi piacerebbe molto onestamente fare un corso. Ne ho seguiti alcuni online base e alcuni di presenza, però vorrei fare qualcosa Ce ne hai di. fatti due corsi? Dico, Cosa? ci hai fatto due corsi, un altro, ma che Sì, senso ha? no, parliamo di corsi base, cioè corsi dove ti spiegano il funzionamento basilare della fotocamera. E quindi parliamo di inquadratura, quindi regola dei terzi, piramide. E diciamo della luce, quindi piramide, e sono tempo di scatto, ISO e diaframma, le correlazioni, insomma, che ci sono tra queste tre impostazioni, perché uno compensa l'altro, ma ottenendo, diciamo, dei risultati differenti. Magari ora vi spiegherò così velocemente. E poi c'è stato, diciamo, niente, il lanciato del vento in bianco, spiegavano, insomma, queste cose qui, i classici corsi bassi, se ne trovano anche online fatti bene. E io vorrei fare qualcosa un po' più di avanzato, ecco, dove magari si parla più di linguaggio, composizione, tecniche magari anche di ripresa, di inquadratura con più creativi, quindi fughe prospettiche, che so, proporzioni. Diciamo sfocature allo sfondo, tutte cose magari facili in teoria, ma poi da mettere in pratica è sicuro che non è così. Quindi regolazione della luce, macrofotografia, specializzarmi però in quella che è la mia passione, quindi la fotografia paesaggistica e naturalistica. E questo. Nel frattempo questa immagine per non annoiarvi e niente, quindi ho seguito dei vari workshop onestamente in questi giorni su YouTube, su Zoom. Sono persone che si fanno conoscere, si presentano con la finalità poi di proporti dei corsi online, corsi volendo dei prezzi anche accessibili, che parliamo su 500 euro, 600 euro, però essendo online mi viene a mancare poi quello che è il contatto fisico diretto. Sì, loro magari ti assegnano esercizi, ti dicono che magari ti invitano poi a fare magari degli scatti, riproporli, organizzare mosce virtuali, ma quello che piace a me è proprio il contatto fisico con le persone, avere la possibilità di interagire, interloquire direttamente con un
una persona che sì, lo puoi fare anche in remoto, ma di fatto secondo me non è la stessa cosa. Ecco, quindi purtroppo qua travani di queste realtà non ce ne sono che ti danno questa possibilità. E quindi non abbiamo insomma, almeno attualmente la possibilità di fare questo salto in avanti. E pazienza, vedremo. Magari poi c'è stato anche il discorso del Covid, un po' ha frenato le attività di associazione, quindi ti ritrovo anche dal punto di vista dei circoli culturali. E speriamo di poter riprendere quanto prima. Marcello, io scusate un attimo, qui ho una chiamata in diretta da parte di mia madre che sta facendo bene insistente, quindi vi lascio un attimo in intervallo. Ok. Sì. C'era la musichetta come quella di Sì, quello sì, di sì. intervallo che c'era negli anni 80. La Sì. musichetta quella dell'intervallo su alla Rai. Non vedo l'intervallo. Eccomi qua, scusatemi. C'è stato, scusatemi per questa pausa, c'è stato un piccolo problema tecnico con l'intervallo, vedrò di risolverlo. Ripeto, ho un po' di tempo che sono assente dalle dirette streaming e quindi dovrò sistemare un po' tutto. E niente, eravamo rimasti appunto, dicevamo, che qua a Trapani purtroppo la città in cui vivo non c'è la possibilità di approfondire questa materia, insomma, a meno che uno non si mette non si impegna da autodidatta, come cerco di fare, quindi leggendo libri di cui vi ho già parlato, qualche altro l'ho acquistato di mia iniziativa, ispirandomi insomma a fotografi di natura, perché sono stato amante della fotografia naturalistica. Questo è un libro della National Geographic. Chi non lo conoscesse, è molto bello. Ci sono delle immagini veramente molto suggestive di animali. Qui c'è un altro che parla di fotografie di viaggio, reportage di viaggio, un'altra cosa che a me piace. Ecco, non so se riuscite a vedere, sono dei fotolibri veramente molto belli, non so se escono ogni anno, ho preso questo insomma, che ho trovato tempo fa in edicola, mi sono molto piaciuti. Avvicinalo alla webcam. Sì. Siete meglio, ecco. Potresti anche mettere tipo l'immagine a schermo intero, cioè la tua webcam. Sì, scusate adesso, così magari date Tipo secondo me quando rendendo. mostri qualcosa, ecco, Sì, metti la no, webcam a schermo scusate. intero e poi avvicini lì, ecco, esatto, bravo.
vedete bellissime immagini di questo fotolibro. Però Bellissimo. volevo attrezzarmi a montare una seconda webcam proprio per inquadrare, poi magari devo vedere come fare. Vedo che sì, comunque si possa. Ok, tutte queste sono immagini molto molto belle. Ecco qua, ve lo faccio vedere, si chiama True The Lens, National Geographic, in un secolo di grandi immagini. E questo niente. E quindi ripeto, la fotografia è come la vedo io, un modo, come la vedono anche molto, un modo di raccontare, di esprimere ciò che uno prova, diciamo, fermando un'immagine e diciamo, per impressionarla, per sé, insomma, cogliere quell'attimo per averne poi un ricordo che sia perpetuo. E questo. Da questo punto di vista si può anche parlare, potrei anche parlare molto. Io ho notato, non voglio sindacare in merito, Una cosa però. interessante che ha detto Giovanna circa al Sì. corso, mi ricordo, ha detto: in realtà la fotografia non è nient'altro che, cioè, la pittura del XX La pittura, secolo, sì, cioè del prima 20° secolo, dell'avvento della esatto. fotografia, Si dipingeva, c'era la pittura che, se, esatto. allora uno, un re o un nobile che prende un ritratto, Sì, chiamava l'artista, il pittore, e faceva il ritratto. esatto. Con Poi, l'avvento della fotografia si fa lo stesso, ma con la macchina fotografica, ma è esatto. sempre lì, ma è sempre una forma di espressione artistica. Sì, infatti. Però vedi, io diciamo, per come concepisco il fotografo, per me il fotografo è quello che non lo fa di mestiere, per carità. E anche un lavoro come un altro, molti lo fanno per camparci, è giusto, che quindi che si prestano a fare i servizi richiesti su commissione, battesimi, eventi in generale, comunioni, matrimoni, eventi sportivi, non so, però per me la fotografia come intendo io, il fotografo come intendo io debba essere, è una persona che esprima la sua arte come meglio crede, senza essere subordinato a un altro. Quindi io faccio questo, fotografo questo soggetto, questo perché piace, non perché tu mi stai commissionando di farlo. E soprattutto una persona che viaggia, che gira il mondo, che racconta, questo per me è la vera concezione di fotografia. Quindi non me ne vogliano coloro che lo fanno di Le mestiere. due cose non devono andare per forza in contraddizione. No, non necessariamente, per carità, però questo è il mio modo di vedere. Io infatti, ripeto, piacerebbe imparare, migliorare e crescere, però per non farne una professione, almeno non la professione per come si intende spesso, ma per avere il modo di mostrare, raccontare, fare vedere, diciamo, alle persone ciò che io voglio, diciamo, ciò che vedo nei miei occhi per come voglio io, in una maniera più originale, da un punto di vista più originale. Purtroppo mi mancano le basi, però sono, tra virgolette, forse un po' negato, nonostante c'è la passione. Almeno faccio delle foto che a me non soddisfano molto. Poi ci sarebbe anche da imparare la fase di post-produzione. Post-produzione che sempre, secondo il mio modesto parere, non debba mai essere esagerata, ma debba servire bensì a regolare solamente quei piccoli errori, quelli di compensare qualcosa, insomma, che non si è potuto fare quel risultato che, insomma, non si è potuto ottenere in fase di scatto. E lì poi c'è una. Potremmo aprire anche un altro capitolo. Io magari ora chi mi sente mi prende per pazzo, ma io sono, per dire, un promotore della fotografia open source. Che significa fotografia open source? Cioè, quindi elaborare le foto, quindi gestire le foto fase post-produzione con programmi di fotoritocco open source che non siano quelli commerciali. Penso che per un fotografo amatore vanno, le alternative che vengono proposte vanno più che bene, piuttosto che magari acquistare i più blasonati software commerciali che magari hanno un costo non indifferente. Dipende da quello che devi fare. Sì, parlo per un foto amatore. Secondo me vanno benissimo anche le alternative gratuite e open source soprattutto. E qualche volta magari ve ne posso mostrare qualcuna in fase di condivisione schermo.
magari si può fare anche qualche piccola elaborazione assieme in diretta, ecco, magari partendo da un RAW, possiamo correggere diciamo, sviluppare con un file RAW che equivale al negativo digitale. E con un altro programma potremmo creare, che so, dei fotomontaggi. Insomma, magari facciamo conoscere, anche divulghiamo quest'altro aspetto del mondo della fotografia. Fra i miei spettatori, se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo può fare anche benissimo, lo dico sempre, basta che mi fa avere contatto Skype, lo aggiungo e può intervenire sia nella chat che vocalmente. Oggi abbiamo assistito in questi giorni, in questi anni, anche a un altro progresso tecnologico, e il mondo del reflex sembra ormai quasi arrivato anch'esso al tramonto. E parliamo delle bridge. E sarebbe una bella alternativa, diciamo, acquistarne una, sarei tentato, però il problema che mi frena è sempre quello del parco ottiche, che poi non posso andare a sfruttare e dovrei riacquistarlo. I vantaggi della bridge, non della bridge, scusatemi, bridge è un altro formato, è un altro tipo di fotocamera, è una via di mezzo tra la reflex e la compatta. Insomma, devo dire le mirrorless. Mirrorless ormai è una nuova tecnologia dove fanno, diciamo, hanno le caratteristiche di una reflex, solo che appunto, non avendo più il pentaprisma e pentaspecchio, questo pentaprisma è lo specchietto, quello che si solleva e si ha, diciamo, una visione di ciò che si vede attraverso l'obiettivo. Ovviamente comporta dei grossi vantaggi: primo è le ridotte dimensioni rispetto al corpo macchina reflex, secondo che la fotografia, e non avendo queste rifrazioni, viene, diciamo, che nel momento dello scatto è quella che tu vedi attraverso il mirino o il display live view. Hanno uno stabilizzatore integrato nel corpo macchina, quindi qualsiasi obiettivo risulterà essere stabilizzato, per questo i prezzi lievitano sia del corpo che anche degli obiettivi stessi. E insomma, quindi spesso, magari si vuole approcciare a una fotografia più avanzata o professionale, ovviamente ormai si rivolgerà di più a questo mercato. Brand come Canon non produrranno più ammiragli e reflex, da quello che ho letto, quindi saranno sempre più orientati verso le mirrorless. Tra l'altro, molte di queste mirrorless hanno anche un design vintage, che a me piace molto, quindi con impugnatura fatta diciamo, rivestimento in pelle, che ricordano proprio le classiche macchine analogiche con tutte le varie ghiere. Se qualcuno tra voi spettatori ha una mirrorless e magari vuole intervenire per parlarne, esprimere la sua opinione, io non ce l'ho, quindi magari parlo per sentito dire, insomma, quello che ho visto tramite recensioni, puoi intervenire per avere un'esperienza diretta. Altrimenti, insomma, magari prossimamente vediamo se qualcuno dei miei amici ce l'ha e vuole partecipare a una live, possiamo farvela vedere, insomma, mostrarvi qualche foto scattata con una mirrorless. Tu cosa ne pensi riguardo Penso Marcello? che, cioè, tu sai un po' come la penso, il progresso non si ferma, cioè, Progresso? una tecnologia è utile, Sì. ha successo, quindi i vantaggi sono superiori ai svantaggi, non puoi tornare indietro, Indubbio. quindi penso che le mirrorless sostituiranno del tutto le reflex. Prima o poi In sì. realtà semplicemente lo specchio viene, diciamo, digitalizzato. Sì, non c'è più, lo specchio viene abolito, sì, la luce arriva al sensore direttamente dall'obiettivo, cioè viene meno questo meccanismo di pentaprisma Esatto, sì. Sì. dello specchietto, quindi praticamente, insomma, ne alleggerisce anche il corpo macchina. È un qualcosa che tra l'altro ha creato molto più concorrenza nel mercato, che mentre prima i brand di riferimento erano due, tre al massimo, ma principalmente erano due per quanto riguarda il mercato delle reflex digitali, ovvero Nikon e Canon. Si era aggiunta anche la Sony con la serie Alpha, però di contro la Sony peccava in che cosa? Nel parco ottiche, soprattutto per quanto riguarda
il mercato concorrenziale, sì, concorrenziale, quindi per quanto riguarda le marche esterne al brand Sony, quindi Tamron, Sigma, Tokina, eccetera, eccetera, si trovavano, c'erano dei parchi ottici limitati rispetto a quelle del Canon e Nikon. Per esempio, Tamron produce un'infinità di obiettivi per Canon, per Nikon, e lo stesso la Sigma. Poi ci sono le varie serie, le serie, vedete, la Sigma, ci sono le serie quelle di fascia bassa, come Sigma Art, che sono, che guardano alla serie delle Canon. Insomma, ecco, qui Turbine Yellow dice che il vantaggio è che qualsiasi modifica luminosa o altro la puoi vedere attraverso il mirino elettronico. Esatto, quindi la foto è per come tu la vedi al momento e la puoi modificare sul momento. Sì, Sì. esatto, quindi qualsiasi correzione la fai in anteprima. Invece, ripeto, con le mirrorless si è allargato questo mercato concorrenziale, che c'è la Sony che ha sbancato, ma anche la Fuji, l'Olympus si sono rimessi in carreggiata, e stavolta sono rimaste Nikon e Canon un po' che indietro, che saranno loro a inseguire questi brand. E insomma, secondo me la concorrenza, se fatta bene, non è male, ti dà anche la possibilità di scegliere ciò che magari più ti piace, non fermarti a questi due brand, quindi anche a livello di prezzi forse poi qualcosina, insomma, poter risparmiare qualcosa. Mentre prima, bene o male, essendo c'erano solo questi due brand, si giocava sulle fasce, sì, fascia entry level, fascia amatoriale, però i prezzi più o meno erano quelli. Quindi, infatti, si adatta anche a chi ha problemi di vista senza dover calibrare il mirino, e questa è un'altra cosa importante. Sì, è vero che le nuove Reflex ora hanno il Live View, però questo è, diciamo, un altro grosso vantaggio delle mirrorless. Grazie per queste tue info. E niente, quindi diciamo sono tutte cose che vanno a favore, insomma, di questa tipologia di macchine fotografiche. Purtroppo, siccome l'analogico è stato destinato a scomparire, o quantomeno ormai è diventato solamente appannaggio di pochi nostalgici, perché conosco persone che comunque ancora ne fanno uso. In un articolo di Photo Professional Canon Edition ho detto che c'è anche un ritorno all'analogico, per carità, ben venga, però rimarrà sempre uno strumento per l'artista, per il singolo artista, insomma, il fotografo magari di cui parlavo prima io, che vuole crearsi un'immagine sua originale, e quindi che sia unica, allora magari utilizzerà ancora l'analogico, ma ovviamente per l'uso in larga scala o per l'amatore rimane sempre quello di fatto, ormai il digitale avrà sempre, diciamo, il sopravvento. Un'altra grossa una pecca però delle mirrorless dice che è l'autonomia, quindi bisogna dotarsi di power bank, perché so che si possono collegare anche dei power bank, ma anche o di batterie di riserva. Credo che si possano montare anche come il battery grip sulle mirrorless, se non vado errato, magari non so se in tutti i modelli, in alcuni, e questo magari sarebbe un vantaggio, se no portarsi sempre dietro un paio di batterie di scorta. Ma questo, secondo me, a prescindere dalla reflex, dalla compatta, dalle batterie, dipende da dove si va, è sempre una grossa, diciamo, un piccolo investimento che poi alla fine non costa nemmeno tanto. Acquistare un paio di una o due batterie supplementari, magari anche di marche concorrenziali. Ci sono le Patona, io ne ho prese anni fa un paio per la mia Canon S300, tuttora le utilizzo, mi danno una buona autonomia. Sicuramente ne prenderò una anche per l'80D, perché spesso magari mi potrei ritrovare, diciamo, magari con la batteria scarica, quindi la vado a sostituire. E mi posso anche permettere di fare anche oltre le foto dei video, che magari chiedono un consumo maggiore di alimentazione. Ma anche diciamo, le nuove reflex danno la possibilità di registrare video. Per quanto riguarda la fascia amatoriale, credo che abbia iniziato dal modello 500 o 550D, per poi insomma essere diciamo, una componente di base per tutte le reflex.
dice sempre Turbinelliello, si possono mettere i battery grip, però si perde la maneggevolezza che hanno. Sì, effettivamente vanno poi a, diciamo, ingrandire un po'. Che per certi versi comunque non è male, perché se uno deve fare foto con lunghe esposizioni, oltre a dotarsi di un buon cavalletto che sia stabile, un corpo macchina un po' più robusto, diciamo, più rafforzato, non guasta, ecco, ti permette insomma di assorbire meglio le vibrazioni, anche se ormai, ripeto, tutte le mirrorless sono stabilizzate, quindi questo è un problema relativo rispetto a magari alle reflex o hai l'obiettivo stabilizzato oppure devi essere tu un pilastro, comunque ti devi dotare di cavalletto e scatto remoto. Quindi, sono, diciamo, non hai molte alternative, quindi, sì, e poi gli obiettivi stabilizzati costano parecchio in più rispetto a un pari non stabilizzato. Ricordo tempo fa ho preso un Tamron 70-300 non stabilizzato, costava una cifra veramente bassa, circa 170-180 euro. Buon obiettivo, però di giorno, la sera, già che non ha una grande apertura. E poi, non essendo stabilizzato, insomma, pecca un po'. La controparte stabilizzata costava circa il doppio, quindi vedete un po'. Invece, un ottimo obiettivo stabilizzato dai costi abbordabili è il grandangolo della Canon, il 18, il 10-18, che esce di base stabilizzato e a un prezzo abbordabile a chiunque. Ovviamente parliamo però di obiettivi per APS-C, non per full frame, quello è un altro discorso a parte. Ottimo obiettivo invece per full frame a focale fissa, il mio primo obiettivo a focale fissa che ho preso, dai costi relativamente quasi giocattolo, ma vi assicuro che giocattolo non è, forse magari un materiale, magari di costruzione, però come resa non lo è assolutamente. È un obiettivo della Yongnuo, un cinquantino fisso che ha, diciamo, pochissimo da invidiare al, diciamo, l'obiettivo di ugual focale della Canon. Ho visto dei paragoni, perdo un pochettino di nitidezza alla massima apertura e ho l'autofocus leggermente un po' più rumoroso e i contatti sono in plastica anziché essere metallo, però poi dal 2.8 in poi non c'è grossa differenza, anzi forse diciamo, a diaframme più chiusi rende pure meglio dell'equivalente Canon 1.8, sempre parliamo, perché se poi parliamo di Canon cinquantini 1.2, 1.4, 1.2, oltre a salire il prezzo sale anche la qualità. Tra l'altro di questi Yongnuo ne hanno creato una seconda versione e lì hanno azzerato queste mancanze, diciamo queste piccole pecche. C'è un autofocus più silenzioso, anzi forse totalmente silenzioso, quindi con motore ultrasonico, contatti di innesto a baionetta non in plastica ma in metallo e migliore resa, però anche questo, ripeto, ha un'ottima resa cromatica, diciamo un'ottima resa generale. Ottimo sia per iniziare per chi non ha avuto ottiche fisse, ma anche secondo me per un amatore avanzato. Prezzo 60 euro contro circa 150, parliamo del Canon. La seconda versione, la seconda generazione di questo obiettivo è di circa, invece il prezzo si aggira circa 113-114 euro, sempre nettamente inferiore al Canon. Ma vi posso dire che Yongnuo mi ha sorpreso sia per quanto riguarda questo obiettivo che anche il flash, l'unico speed light che ho preso, quindi flash esterno, che ho preso anni e anni fa, l'ho preso della Yongnuo e ho visto che molti lo utilizzano, anche professionisti, e sono tratto con tecnologia TTL, quindi True Lens, quindi non devi andare, cioè, se vuoi si possono anche settare manualmente, però possono lavorare anche in automatico, quindi con la luce attraverso l'obiettivo. Quindi si regolano i parametri in questo modo. E che dire, insomma, spesso magari ci facciamo alcune marche che ci sembrano, alcuni brand magari sotto gamma, magari li sottovalutiamo, quando invece possono dare ottimi risultati. Ovviamente per chi ne fa utilizzo professionale sono ben altri i livelli a cui bisogna puntare e parliamo
per quanto riguarda il brand Canon, di obiettivi Sennheiser, Sigma-Art, o della Tamron, c'è un'altra linea che fa pure costruisce fasce alte. Ma hanno costi che sono un vero e proprio investimento, che spesso magari un obiettivo può costare più di un'auto, e non lo sto scherzando. E se prendiamo, ci sono obiettivi che costano anche 13.000, 14.000, 15.000 euro. Penso che non li comprerò mai, assolutamente, però chi ne fa Ti una? ricordi quando c'è una cifra, ha detto quanto ha speso per la sua macchina fotografica? C'è una cifra Sì. mostruosa. Sì, è tuttora, se uno va a acquistare una DX, mi pare è la terza generazione, costa tuttora tanto. La Canon R5 o l'R6, non ci penso quale, forse la R5 è la sorella maggiore dell'R6, non ci penso. O l'R3, che è l'ammiraglia delle mirrorless Canon, hanno dei costi che si avvicinano giù di lì, cioè, sono superano. Quindi parliamo di corpo macchina, insomma, un certo livello, ripeto, un fotoamatore secondo me ne può pure fare a meno spendere queste cifre, già quando spende circa 600-700 euro con un buon obiettivo, dipende da quello che devi fare, è già fatto tanto. E ripeto, comunque, se ci sono, se in futuro questi brand, tipo come la Yongnuo oppure la Neewer, c'è cioè quest'altro brand, non lo conosco perché non ho avuto. E prenderanno sempre piede, può essere magari una possibilità di comprarsi delle lenti a costi più popolari senza avere grossi discapiti, diciamo, forse perdere in termini di qualità. Ripeto, un obiettivo cinquantino preso a 60 euro, voglio dire, vado a trovare, insomma, ti permette di sfocare l'immagine perché è nello sfondo perché ha un'apertura di 1.8. È nota la differenza tra una foto scattata in termini di nitidezza con un cinquantino e con magari 18-55, magari messa a parità di focale, quindi impostata a 50 mm, cambia totalmente rispetto a quello dello zoom, non c'è paragone. Ebbene, io adesso vedo se sono fatte le 8, credo che anche voi spettatori mi avrete ascoltato abbastanza, spero di non avervi annoiato, quindi credo che sia venuto un po', è arrivata la ricena un po' per tutti. E vi saluto, se vi è piaciuto questo mio format fatemelo sapere, magari nei commenti, e ne parleremo magari anche in futuro, ripeto, nel dettaglio, mostrandovi qualche foto, possiamo sviluppare assieme del RAW, insomma, proponete delle idee, io sono, come dico, sempre ben aperto ad accogliere le vostre proposte. È sempre, mi fa sempre molto piacere interagire con voi. Quindi saluto tutti voi spettatori, un abbraccio anche da parte del mio conduttore Linneus Tesla. Marcio, Ciao a tutti. Oh, magari la prossima volta vuoi essere anche tu un po' più partecipe, sei è appena. che Sì, ho visto da ha detto parlare. appena la possibilità, infatti capisco. Ho un problema alla bocca, diciamo, dopo che sono messo parecchio per i denti, che mi ha rovinato la guancia. Lo so, sono io pure. Sto soffrendo, ogni volta che parlo soffro. Quindi evitiamo magari più in là, appena riuscirai magari a essere un po' più in forma, sarai più in forma, spero presto, magari Sì. dilunghiamo anche un po' di più, magari iniziamo anche un po' prima la diretta. Ragazzi, è stato un piacere, vi saluto e quindi ora mando la sigla di chiusura. Grazie per essere stati con noi.